Nuovo saluto i nostri auditi, buongiorno. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 2102 Bazoli abbinata, recanti modifiche al codice civile e alla legge 184 dell'83 in materia di affidamento dei minori, di Bruna Rucci, psicoterapeuta, specializzata nelle questioni di affidamento dei minori, e del professor Giovanni Giulio Valtolina, professore di psicologia dello sviluppo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento il 31 marzo 2020. Ricordo a tal proposito che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza e ovviamente udibili quando esse interverranno. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Chiedo quindi se ci siano problemi a trasmettere gli interventi dei nostri auditi sulla web TV. Mi pare che non ci siano opposizioni di sorta, quindi posso chiedere che venga attivato l'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere l'intervento nell'arco di una decina di minuti, per dar modo ai deputati di porre delle domande alle quali seguirà la replica degli stessi auditi che in ogni caso, qualora non l'avessero già fatto, potranno ovviamente inviare alla segreteria della Commissione un contributo scritto. Anche questa documentazione, sempre in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa loro disponibile attraverso l'applicazione Geocom. Do a questo punto la parola alla dottoressa Bruna Rucci, psicologa psicoterapeutica in cause di affidamento di minori. Dottoressa, la saluto, buonasera, la ringrazio per la sua disponibilità e le do la parola. Prego. Sentite? La sentiamo lontana, però la sentiamo. Prego. Cerco di avvicinare. Pomeriggio, sono psicologa, psicoterapeuta, consulente tecnico e responsabile per vittime istituzionale. Insomma, ho grande esperienza da questo punto di vista per quanto riguarda l'ascolto e l'esperienza su ciò che io rilevo è tecnico di parte all'interno delle consulenze disposte dai magistrati e che in queste perizie non si ricostruisce mai la verità dei fatti storici vissuti dai bambini che pure presentano segni post-traumatici da stress, somatizzazioni. Sentite? Certamente, nel caso che avessimo dei problemi sarà mia cura interromperla o avvisarla. Prego. Segni di violenza assistita o subita e sono testimoni non solo attendibili ma precisissimi di quelli che hanno visto che continuano a subire. Nonostante questo rimangono inascoltati, anzi le loro parole sono riviste, rilette, reinterpretate in una maniera assolutamente scorretta sotto la lente deformata della junk science dell'alienazione parentale e costrutti affini. Le donne e le madri che si appellano alla giustizia per ricevere tutela per se stesse, ma soprattutto per i propri figli, si trovano a dover subire una violenza istituzionale più feroce di quella subita dall'ex parte. Quindi vediamo come la colpevolizzazione della vittima da parte delle istituzioni annulla il reato e la sua responsabilità, invertendo quindi il ruolo di vittima con quello di carnefice e minorenne. Già vittime di violenza, si trovano ad essere sottoposti a una seconda vittimizzazione. La violenza subita spesso non viene riconosciuta e la vittima finisce per essere colpevolizzata per quello che sta dichiarando e per aver denunciato. Questo come avviene? Avviene perché il giudice delega la decisione in merito all'accertamento degli abusi e all'ascolto del minore al CTU che lui nomina. CTU spesso ignora le violenze anche quando c'è un penale in corso, azzerando la condanna, tramutando magicamente la violenza domestica in conflitto tra le parti, oppure imputandola ad un comportamento ostativo ed alienante della madre. Si è sviluppata in questi ultimi anni una sorta di psicologia nera, psicologia giuridica, che vive di vita propria, disconnessa e contraddittoria nei confronti della psicologia clinica, della psicologia dello sviluppo, delle neuroscienze e del diritto. Psicologia giuridica che colpevolizza e mette a tacere i bambini vittime di violenza per assolvere i violenti.
Tutto questo è nato con i corsi di psicologia giuridica a cui accedono spesso psicologi e assistenti sociali che in moltissimi casi vengono formati per annullare la violenza dietro concetti studiati per fare in modo che non venga riconosciuta. Perché molte scuole giuridiche sono e sono senza controllo, si viene insegnato la PAS di Gardner, la terapia della minaccia, il reset o il resettaggio del bambino per cercare di scollarlo dalla figura materna. Oggi addirittura all'interno del CTU è in voga la cosiddetta consulenza trasformativa, che altro non è che imporre all'interno della CTU la frequentazione del minore con un padre spesso violento e con cui il minore ha paura. Se questo non avviene, cioè se il bambino è troppo spaventato o se a parere della CTU la madre risulta ostativa, ostacolante, non collaborativa, in parole povere, riesce a convincere il figlio, nonostante il vissuto, nonostante il passato di violenza, a frequentare il padre, vengono messe in atto tutta una serie di misure atte a limitare e escludere la madre dalla vita del figlio. Quindi misure quali l'ausilio dei servizi sociali, genitori, curatori, case famiglia, famiglia affidataria. Io sono consulente di parte ormai da anni in Italia e assisto quasi sempre all'interno delle consulenze tecniche d'ufficio a un crescente violento pregiudizio nei confronti della madre, mai creduta e supportata nemmeno quando difende i propri figli. Concetti come madre alienante, madre simbiotica, malevola, adesiva, ostacolante, attac, tutti derivati dalla PAS o alienazione parentale, sono utilizzati per negare la sofferenza del minore vittima di violenza o violenza assistita e costretto in questo modo a fare padre o ad essere collocato per una casa famiglia per essere resettato e riportato da un padre che rifiuta. A mio avviso tutto parte dalla legge 54/6 che utilizza il concetto di bigenitorialità, un concetto apparentemente sacrosanto, ma in una maniera forzosa e astratta, utilizzata spesso come strumento per tappare la bocca ai bambini, dietro il concetto di false accuse, falsi ricordi, conflitto di lealtà con la madre. Le procedure che il CTU impiega possono essere del tutto inadeguate rispetto a delle situazioni di violenza. Assisto spesso a delle vere e proprie rappresentazioni teatrali di manipolatori o di violenti a cui tutto è concesso all'interno delle perizie. Abbiamo centinaia di prove e testimonianze documentate di quello che sto dicendo. Tantissime madri d'Italia che ci raccontano e ci mandano le loro perizie e tutto ciò che concerne la loro storia. Cosa accade? Che all'interno delle CTU spesso i racconti e i riferiti dei minori vittime e delle loro madri sono precisi invece, puntuali, coerenti, emozionalmente congrui e ricchi di particolari, contrariamente invece alle accuse di uomini violenti che sono invece vaghe e contraddittorie, quindi non servirebbe essere psicologi per capire chi mente. Ma spesso invece, proprio attraverso la guida da parte di molti psicologi giuridici della teoria dell'alienazione parentale affini, che ha come unico precipitato la colpevolizzazione delle vittime per colpire le violenze, gli abusi e le inadeguatezze paterne, molte volte i bambini non vengono ascoltati. Quindi la valutazione dei bambini spesso avviene proprio senza tenere conto degli indicatori di paura e disagio. Il diritto alla bigenitorialità supera quindi spesso il diritto alla tutela del bambino e il rischio, la tutela appunto dal rischio e dall'incolumità. Penale, i dati di realtà non sono considerati da CTU e il giudice perde in questo modo il suo ruolo di peritus peritorum, accogliendo la valutazione fatta dal perito da lui scelto e non considerando troppo spesso il parere tecnico del CTP, il consulente tecnico della madre. Assistiamo anche a un altro fatto, che alle donne viene chiesto di fare le denunce per abbassare il conflitto dietro la minaccia, vedersi portare via i figli, salvo poi accusarli di aver fatto denuncia strumentale. Quindi l'idoneità genitoriale viene richiesta alle madri coincide con il criterio dell'accesso al padre, senza valutare se questo padre è stato violento o peggio. Questa situazione di rivittimizzazione secondaria di madri e bambini potrebbe essere cambiata davvero, a mio avviso, soltanto se i magistrati tornassero a svolgere il proprio ruolo di ascolto dei minori e dei minorenni per valutare il loro vissuto e per ricostruire la realtà storica dei fatti senza interpretazioni terze e faziose.
purtroppo mi dispiace doverlo dire, la psicologia giuridica e la psicologia forense insegnata nelle università e applicata nei tribunali negli ultimi 20 anni ha insabbiato fino ad oggi le violenze, per cui magicamente all'interno di una consulenza tecnica la violenza diventa e i violenti sono assolti dalle loro responsabilità e addirittura considerate fragili all'interno di un'ipotetica triste. Questo deve cessare velocemente a tutela dei minori. I magistrati devono riprendere in mano il proprio ruolo, come anche il giudice Roy ha recentemente attenzionato su questo. Io, da consulente esperta ormai in tutta Italia, posso dire che, nella mia esperienza, soltanto tre CTU ho incontrato delle colleghe che veramente hanno compreso cosa stava accadendo e hanno protetto i minori con delle misure adeguate, sia di allontanamento del violento e sia di decadimento della responsabilità genitoriale. Un altro punto fondamentale, secondo me, perché avvenga la protezione dei bambini è che non possiamo aspettare che finisca il penale, non possiamo aspettare il famoso terzo grado di giudizio o la condanna, perché la tutela del bambino deve venire assolutamente. Invece quello a cui io assisto all'interno delle operazioni peritali è che anche laddove ci sia un penale già avviato o addirittura una condanna, viene attivata ugualmente su richiesta del padre violento una CTU e in tale sede mi si dice che il penale non può entrare nel civile, ovviamente a discapito della protezione del bambino e della convenzione di Istanbul. Voglio sottolineare che ad oggi in Italia ci sono 30.000 bambini cosiddetti persi all'interno delle case delle famiglie affittarie, bambini che nella grandissima maggioranza dei casi sono perché entrambi i genitori siano stati di pregiudizio per la sua incolumità o perché la famiglia viveva in uno stato di inadeguatezza, indigenza, disagio o violenza nei confronti. Ma in moltissimi casi semplicemente perché la mamma, denunciata dall'ex compagno di essere alienante e ostativa nei confronti del suo diritto alla vita, ha ottenuto che il figlio fosse messo in casa famiglia per essere resettato. Specifico programma già portato avanti da Garden negli Stati Uniti, da cui è iniziato tutto questo calvario per i bambini. Quindi i bambini sono strappati dalle madri con una violenta ablazione e vediamo continuamente negli ultimi tempi dei video che testimoniano proprio questo, cioè la violenza dello strappo del bambino ad una madre che amano. Non è nemmeno considerata in tantissimi casi che io ho seguito l'alternativa, per esempio, il collocamento presso i nonni materni che hanno cresciuto i bambini insieme alla mamma, che sembrerebbe che la volontà di tutti sia proprio quella di strapparlo dal nucleo materno, come dicevo prima, per resettare. Se i bambini non sono in pericolo, se le mamme non sono violente, non mi domando per quale motivo strappati da una madre che ama, con i danni psicologici ed evolutivi permanenti e gravissimi. Ovviamente l'ascolto del minore deve essere il punto focale, secondo me, di qualsiasi decisione che lo prenda. Questo non avviene. Non avviene perché i giudici delegano consulenti tecnici di ascoltare, che nella maggioranza dei casi racconta in maniera puntuale e precisa quello che prova, le paure, i ricordi, ma nonostante questo non è ascoltato e ci si nasconde dietro la teoria del falso ricordo e dell'inattendibilità della testimonianza da parte del minore, dietro manipolazione materna. La cosa assurda è che anche ragazzi che hanno 16 anni vengono trascinati in CTU, quindi credo sia fondamentale sicuramente abbassare l'età dell'ascolto, ma che sia un ascolto reale e che il giudice consideri realmente quella che è la volontà del minore, al di là delle teorie che vengono portate avanti per fare in modo che la volontà invece del bambino non venga rispettata. Non ascoltare i minori nelle decisioni che lo guardano è contrario a tutte le normative in vigore che servono a tutela del bambino e oltretutto la paura di un bambino verso un genitore maltrattante non può essere frutto di manipolazione. La paura, come gli studiosi sanno, sia gli psicologi dell'età evolutiva e chi studia le neuroscienze, la paura è una reazione innata ed istintiva e qualsiasi essere vivente è un fonte di pericolo che non implica ha paura. La paura quindi non implica l'attivazione di un funzionamento pubblico, ma è legata a un'istintiva osservazione. I bambini che sono allontanati e ablati dalle madri e istituzionalizzati vivono un trauma che avrà ripercussioni su tutta la loro vita. L'ascolto del minore deve essere protetto, non mediato e delegato. Il giudice deve ascoltare il minore di qualsiasi età, perché un bambino
vista cognitivo, psicologico, ha dei ricordi, ha dei pensieri, ha delle condizioni. Dottoressa, mi scusi se mi permetto, le pregherei di andare a concludere nell'arco di un minuto, due minuti, grazie. Sì, ci troviamo di fronte al fatto che anche assistenti sociali, educatori, fanno diagnosi e valutazioni psicologiche senza avere competenza a riguardo. L'ultima cosa che devo dire è che tutta questa violenza non potrà che portare a gravi disturbi e patologie, bambini strappati alle loro madri, vite spezzate e distrutte. Come potrà mai un bambino sopravvivere emotivamente e psicologicamente? Di fronte a questo, secondo me, la civiltà ha perso e la giustizia è morta, e tutti noi siamo posti di fronte a un obbligo morale di porre un freno a tali abusi istituzionali che sono ormai arrivati a dimensioni sistemiche. Grazie, dottoressa. La prego di rimanere con noi per eventuali domande che verranno poste successivamente dai colleghi. La prego anche di silenziare il microfono al fine di evitare eventuali ritorni di audio, e do la parola a questo punto al professor Giovanni Giulio Valtolina, professore di psicologia dello sviluppo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ringrazio, saluto e ringrazio per il tempo che ci sta dedicando. Prego, professore. Grazie, Presidente. Le considerazioni che vorrei proporvi oggi, credo sia giusto anticiparlo, nascono non solo dalla mia attività professionale come docente universitario, ma anche dal fatto che ho esercitato la funzione di giudice onorario per due mandati, quindi 6 anni, presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Io vorrei brevemente accennare a 3 questioni che credo sia importante da evidenziare. La prima riguarda la sindrome da alienazione genitoriale. Francamente credo che ormai sia dominio comune che non si tratta di una sindrome che ha una legittimità scientifica. Quindi tutte le raccomandazioni che ho letto nelle diverse proposte di legge mi sembrano che abbiano assolutamente ragione nel proporre l'esclusione di questa formula. Oltretutto ci sono dei dati oggettivi chiari. Il fatto che non sia stata inserita nel DSM-5. Già questo è un dato importante di come la comunità internazionale di esperti ha deciso che questa non è una sindrome. Non solo, ma anche in Italia abbiamo una serie di segnali. Mi permetto di ricordarli perché forse non tutti sono a conoscenza di questi elementi. Il ministro Speranza l'anno scorso, nel 2020, in un suo intervento in Parlamento, ha detto esplicitamente che non si tratta di una sindrome e che non deve essere utilizzata, quindi all'interno dei procedimenti. L'Istituto Superiore di Sanità, mi sembra di ricordare sempre l'anno scorso, ha detto che non ci sono, dal punto di vista scientifico, sufficienti dati empirici e non c'è una rilevanza clinica di questa sindrome. E da ultimo, un recente pronunciamento della Corte Costituzionale del gennaio 2021, quindi poco più di 6 mesi fa, dove questa supposta sindrome è stata inserita nelle cosiddette postulate e non accertate psicopatologie. Quindi dal punto di vista scientifico, ma anche della coscienza, credo che ci sia poco da discutere su questo aspetto. Gli altri 2 punti su cui volevo portare l'attenzione riguardano l'età del minore che deve essere audito e un concetto che è presente nella legislazione italiana da molto tempo, o meglio un termine, perché di fatto è un termine, che è il termine di discernimento. Allora, per quanto riguarda l'età, ho letto nelle proposte di legge che mi sono state inviate che alcune di queste fanno riferimento esplicitamente a un abbassamento dell'età. Dal punto di vista scientifico questo non è più procrastinabile, perché ormai tutti gli scienziati sociali e nello specifico gli psicologi che si occupano di queste tematiche hanno rilevato come c'è un abbassamento dell'età in diverse funzioni nello sviluppo di diverse funzioni cognitive nel bambino e nell'adolescente. Quindi quello che poteva essere diversi decenni fa l'età, la soglia definibile ai 12 anni,
oggi l'acquisizione di una serie di competenze, in particolare cognitivo, e ricordo che le competenze cognitive sono il presupposto anche all'acquisizione di una serie di competenze e di cognizioni di tipo morale. Quindi l'abbassamento dell'età, ho visto che nelle proposte si parla di 8 e di 10 anni, è certamente una discussione importante questa, ma quello che vorrei sottolineare è che non può mancare nel nuovo ordinamento un abbassamento dell'età, certamente almeno a 10 anni. L'altro punto che volevo sottolineare è quello che dicevo riguarda il termine discernimento. E qui in particolare faccio riferimento alla mia esperienza di giudice onorario. Anche in questo caso, anche se qui non si parla di sindrome, ma si parla di concetti, siamo di fronte a un termine che non è un termine scientifico, non ha una legittimità dal punto di vista sperimentale. È un termine che è stato in qualche modo mutuato da altri ambiti e che, come dire, ha dei confini che tendono a essere piuttosto sfumati. Per cercare di camminare su un sentiero sicuro, mi sono permesso di cercare sull'Enciclopedia Treccani, credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che abbia un'autorevolezza super partes, la definizione di discernimento che dà la Treccani è questa: la facoltà di distinguere il bene dal male. E per estensione la Treccani dice questo concetto poi andrebbe a significare capacità di giudizio, capacità di valutazione. Nella letteratura non scientifica, però lo ribadisco, un sinonimo di discernimento è il termine maturità o agire ragionevolmente. A proposito della sfumatura di questo concetto, vorrei ricordare come in altri ambiti disciplinari il significato è completamente differente. Per esempio, in ambito teologico, il discernimento sarebbe l'interpretazione della realtà per scoprirne i segni di Dio. Quindi, come dire, è un concetto che ha moltissime sfaccettature. Allora, il discernimento diventa l'attribuzione di una capacità a un minore, però senza che questa capacità sia stata definita da un punto di vista scientifico, e in questo caso parliamo delle scienze psicologiche, né in termini di requisiti psichici e nemmeno in termini di capacità funzionali del minore. Ma questo concetto di discernimento, che è lasciato a discrezione di chi è chiamato a decidere se il minore deve o non deve essere audito sotto la soglia, risente moltissimo di due ambiti che da un punto di vista di ricerca della verità e di una realtà il più possibile oggettiva sono particolarmente pericolosi, mi permetto di dire, cioè i vissuti soggettivi, il giudice ma lo stesso psicologo che fosse chiamato a decidere se un minore ha o meno una capacità di discernimento è condizionato inevitabilmente da quelli che sono i suoi vissuti personali, e dall'altra, in questo caso, il concetto di discernimento farebbe riferimento a dei parametri culturali che assolutamente condivisibili, però hanno il limite di non poter essere del tutto oggettivi e del tutto misurabili. Ora, non per questo non che io voglia dire che per forza dobbiamo essere assolutamente neopositivisti o riduzionisti al punto che dobbiamo misurare qualsiasi capacità o qualsiasi elemento. Credo che sia chiaro a tutti, psicologi e non psicologi, la difficoltà di misurare le caratteristiche e il funzionamento psichico e personologico degli esseri umani. Però certamente la discrezionalità lasciata a questo termine discernimento meriterebbe una riflessione. A mio parere sarebbe più opportuno indicare unità e lasciare la possibilità che in casi eccezionali, con l'utilizzo di esperti che affiancano in questo caso il giudice, valutare l'opportunità di scendere sotto quella soglia.
Detto questo, mi avvierei a concludere semplicemente citando delle proposte che ho ritrovato nelle proposte di legge che mi sono state inviate e che secondo me meriterebbero una particolare attenzione. Innanzitutto, ecco, le prime due fanno riferimento alle proposte di legge, alla proposta di legge che è stata presentata dall'onorevole Bellucci e da altri suoi colleghi, e riguardano il fatto che occorrerebbe oggi in Italia nell'ordinamento un tribunale che si occupi di famiglia e di minori. Ci si era già incamminati verso questa strada, il legislatore mi sembra si fosse già incamminato quando io qualche anno fa ero all'interno del Tribunale per i minori di Milano. Poi il processo, per qualche motivo che mi è sconosciuto, si è interrotto. Ma questa è un'esigenza importante proprio a tutela del minore, del famoso best interest, perché in questo modo i procedimenti che sono necessariamente intrecciati avrebbero un'unità che farebbe risparmiare molto in termini di tempo, ma anche in termini economici. Una seconda proposta molto interessante che mi sentirei di segnalare è quella che viene definita nella proposta di legge, quella dell'operatore dell'accoglienza familiare temporanea, che deve avere una formazione educativa ma anche esperienza nell'ambito del disagio minorile. C'è una figura già in Italia un po' sfumata e che non è così diffusa, ma per esempio nell'ambito della disabilità ha già una sua dignità ed è il cosiddetto case manager, cioè un unico professionista, un unico specialista che, come dire, tiene i fili di quella situazione ed è in grado in questo modo di aiutare, supportare e costituire un elemento importantissimo per arrivare poi a un'esperienza che sia la più positiva possibile in termini di benessere del minore. E sottolineo un'ultima osservazione che ho trovato importante nelle proposte di legge, quella che proponeva la specificità di un tirocinio post laurea per gli assistenti sociali. Oggi, mi permetto di dirlo perché uno dei corsi di laurea dove io insegno psicologia dello sviluppo è precisamente il corso di laurea in scienze per il servizio sociale. La formazione dell'assistente sociale è, come dire, a tutto tondo, non esiste una specifica individuazione o pertinenza. Allora, sarebbe importante che si avviassero delle aree di specializzazione anche nell'ambito degli assistenti sociali, perché questa dei minori è un'area dove le competenze sono assolutamente importanti. E quest'ultima osservazione, e concludo, si inserisce in un afflato che mi è sembrato di rilevare nelle diverse proposte, che è quello della necessità di una specializzazione del sistema familiare e minorile nell'ambito della giurisprudenza. Questo sia su un versante che riguarda i magistrati, immaginando anche qui, so che la scuola della magistratura si attiva, ma essendo una funzione così particolare, quella che ha a che fare con i minori, necessiterebbe di una maggiore profondità e incisività. E per converso anche naturalmente sul versante degli operatori, e questo vale sia per gli assistenti sociali, per gli psicologi, ma per esempio anche per i medici e gli psichiatri. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango naturalmente a disposizione per le eventuali domande. Grazie a lei, professore. Vediamo se ci sono colleghi che intendono porre delle domande. La collega Giannone, prego onorevole. Grazie mille Presidente, io ringrazio entrambi, sia la dottoressa Rucci che il professor Valtolina, sono stati molto esaustivi soprattutto per quanto riguarda proprio la posizione, cioè la situazione anche psicologica dei bambini in queste situazioni che noi stiamo cercando di affrontare tramite questi testi di proposte di legge. Allora avevo una domanda per la dottoressa Bruna Rucci. Più che altro perché mi volevo riallagganciare a quel discorso della legge 54 del 2006.
della quale lei ha parlato, appunto la cosiddetta legge sulla bigenitorialità, e nell'articolo 1 effettivamente dice: anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto continuativo con ciascuno di essi, il che diciamo che non sarebbe assolutamente contestabile, perché è giusto che questo avvenga come suo diritto. Il problema è nell'applicazione, cioè di tutti i casi che a me personalmente sono pervenuti, ma anche insomma confrontandomi con professionisti, associazioni e quant'altro, quello che viene fuori soprattutto dai decreti emessi a livello giudiziario, quello che poi è l'applicazione reale, non rispecchia tanto il diritto dei bambini ad avere insomma il diritto della loro tutela, al loro benessere, bensì molte volte questo diritto alla bigenitorialità diventa un'imposizione e quindi va anche a superare quello che dovrebbe essere un diritto di vita serena. Pertanto io così prima ragionavo, cioè in questo caso, se viene appunto a livello psicologico, sempre se viene imposto un genitore, molto spesso come abbiamo visto sono i padri, perché insomma la violenza in ambito familiare principalmente purtroppo riguarda una condizione rischio per donne e bambini, ma quando un bambino ha timore, ha paura giustificata, non sarebbe allora più conveniente evitare l'imposizione della bigenitorialità? E quindi le chiedo se secondo lei non sarebbe più opportuno magari rivedere con delle specifiche proprio la legge 54 del 2006 con delle modifiche che possono essere apportate magari anche tramite questo strumento di proposta di legge a un testo che insomma andremo a strutturare, per evitare appunto che questa imposizione non vada a recare danno e trame al bambino, anziché essere poi un diritto suo come appunto minore. Mentre invece il professor Valtolina, io essendo che lei insegna all'università, ho notato più volte, ho prove insomma, che esistono tantissimi corsi di psicologia in cui l'alienazione parentale, il riconoscimento dell'alienazione parentale o della madre simbiotica adesiva e quant'altro vengono proprio insegnate all'università. Allora io mi chiedo, lei ha parlato di questa di questi concetti, io li definisco concetti astratti in realtà, proprio perché non sono riconosciuti dalla scienza. Com'è possibile mai che all'interno di un'università che deve formare nuovi psicologi, nuovi professionisti, magari anche proprio i servizi sociali, si possa insegnare qualcosa che non esiste e che non è scientificamente provato? Come inserirebbe lei magari anche questo contesto all'interno di queste leggi, se è possibile secondo lei magari non permettere di insegnare qualcosa che non esiste, visto che ne ha parlato, insomma, visto che lei è un professore. E poi volevo anche dirle che sono assolutamente d'accordo per le specializzazioni di laurea per il servizio sociale, anzi spero, è un ottimo spunto che lei ci ha dato. Tutto, grazie mille. Grazie a lei, onorevole Giannone. Vediamo se ci sono altri colleghi che intendono intervenire. L'onorevole Ascari? Sì, grazie. Prego, onorevole Ascari, prego. Allora, ringrazio la dottoressa Rucci e il dottor Valtolina, grazie mille per il vostro importante contributo. Nella proposta di legge Ascari d'Orso Palmisano noi abbiamo insistito molto proprio sulla specializzazione e la formazione. Infatti abbiamo previsto l'estensione di un anno ulteriore proprio di specializzazione in merito al ruolo importantissimo dei servizi sociali. E quindi mi trovo estremamente d'accordo su questo aspetto, perché quando si ha contatto con bambini o persone vulnerabili, la conoscenza o comunque la competenza deve essere la colonna portante. Io volevo chiedervi, in base alla vostra esperienza e proprio conoscenza, vorrei porvi solo proprio tre domande.
Ossia, la prima è nei provvedimenti di collocazione extrafamiliare che diciamo sono. Mi sente? Sì, sì, vada, prego, onorevole Ascari, forse ero io che avevo il microfono acceso, mi scusi. Ah, ok, mi sentite, Presidente? Mi sentite? Sì, sì, onorevole Ascari, la sentiamo. Ah, ok, nei provvedimenti di collocazione ex, diciamo, familiare che vengono emessi nel corso del giudizio, per esempio, di adottabilità, vorrei chiedervi se vi risulta che vengano indicate delle prescrizioni e delle attività idonee a porre rimedio alle criticità prima che si arrivi alla dichiarazione di adottabilità. E vi chiedo se durante i periodi di collocazione fuori dalla famiglia o lontano da uno dei genitori viene garantita la frequentazione del minorenne con ciascun genitore, con i parenti o con le persone più care, e se sì, con quali modalità. L'ultima cosa è, durante i periodi di allontanamento da uno o da entrambi i genitori, la frequentazione vigilata viene disposta, vorrei capire in base alla vostra esperienza, soltanto quando si è accertato che l'incontro tra il figlio e i genitori, uno dei genitori, possa essere pericoloso o anche per altri motivi. Vi chiedo questo perché noi questi aspetti li abbiamo puntualizzati nella legge delega che... Ha concluso, onorevole Ascari? Sì, mi pare che abbia concluso. Allora io per la replica darei la parola alla seguire l'ordine precedente, quindi dottoressa Rucci, prego, a lei la parola. Sì, mi sentite? Perché io non mi vedo più. E allora, mi sentite? Sì, prego. Allora, innanzitutto volevo rispondere all'onorevole Giannone. Dunque, quello di cui anche ho parlato nel mio intervento è stato proprio la deriva, diciamo così, della legge 54 del 2006, che ovviamente sulla carta è una legge ordinale da un certo punto di vista, perché è ovvio che il bambino ha il diritto a intrattenere rapporti positivi e relazioni con entrambi i genitori, ma il discorso decade, dovrebbe decadere secondo me, quando bambino ha vissuto delle situazioni di violenza o di violenza assistita, e quindi in questo caso l'interesse supremo del minore a vivere sereno e tutelato dovrebbe essere considerato superiore ad un astratto diritto alla genitorialità. Invece io spesso vedo nei casi che seguo che tale priorità è invertita, in base comunque a una visione assolutamente adultocentrica, che praticamente mette al primo posto il diritto del padre, anche violento, nei confronti del bambino o dell'ex compagna, piuttosto che la sicurezza e il psicofisica del minore e il suo benessere. L'altro paradosso di questo diritto alla bigenitorialità, che a mio avviso è abbastanza schizofrenico, è che quando poi un bambino viene tolto alla madre e messo in casa famiglia o collocato dal padre, non viene più considerato il diritto invece alla bigenitorialità della madre. Quindi mi sembra un diritto che ha due pesi e due misure, e secondo me bisognerebbe proprio lavorarci sopra per modificare questa accezione che non tiene conto del benessere psicofisico del minore e non tiene conto, tra l'altro, spessissimo del diritto alla bigenitorialità di tante madri che non vedono figli da anni o che, senza aver fatto nulla a livello di violenza nei confronti del figlio, sono costrette a degli incontri protetti saltuari che tolgono definitivamente il rapporto quotidiano ed affettivo con il bambino. Grazie dottoressa Rucci, se ha concluso le sue osservazioni. All'onorevole Ascari. Prego. E volevo dire che per quello che io vedo, sempre nei casi che seguo, la frequentazione, quando un bambino è in casa famiglia, la frequentazione spesso in quello che, ripeto, io vedo nei casi che seguo, la frequentazione con la madre è saltuaria e non sempre garantita,
soprattutto ci sono situazioni nelle quali il servizio sociale ha stanziato per esempio un tot numero di ore, ma non sempre i legali sono costretti poi a fare richiesta perché non tutte le ore con la mamma sono state soddisfatte. E per quanto riguarda la famiglia materna, alla famiglia materna nel 90% dei casi che io seguo viene negato qualsiasi rapporto con i bambini che magari hanno cresciuto fino al momento dell'ablazione dalla madre. Grazie. È stata esaustiva, onorevole. Penso di sì, grazie dottoressa. Professor Valtolina, prego. Grazie. Naturalmente in pochi minuti sintetizzare questioni così importanti è difficile, quindi spero di non risultare troppo semplificatorio. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Giannone, ogni docente universitario, come dire, ha libertà di insegnamento. Se questa libertà di insegnamento riguarda un tema come questo, estremamente controverso, perché noi adesso parliamo sulla scorta del fatto che ci sono stati una serie di pronunciamenti dal punto di vista di importanti società scientifiche. Il DSM-5 non è di moltissimi anni fa. Quindi, però, per esempio, dal punto di vista editoriale, sono già almeno 4-5 anni che nei manuali questa parte non è più contemplata. Quindi nessuno può impedire a un docente universitario di decidere qual è il contenuto del suo corso e della sua materia. Certamente può essere utile una sensibilizzazione rispetto a quello che è, però come dicevo prima è un concetto molto complesso e soprattutto molto dibattuto, e quando un concetto è dibattuto non sempre la razionalità prevale e prevale invece una certa animosità che porta poi a scegliere una parte piuttosto che l'altra, non in funzione di una razionalità che dovrebbe invece caratterizzare l'ambiente accademico. Rispondo brevemente all'onorevole Ascari, anche se le questioni che lei ha posto sono davvero molto grandi e richiederebbero una riflessione profonda. Io posso far riferimento alla mia esperienza di giudice onorario e devo dire che il tentativo, l'opportunità di offrire al minore, perché parliamo di diritti dei minori, di tutela del minore, la possibilità di incontrare e mantenere un legame con entrambi i genitori c'è sempre stata. Cito per esempio un aspetto importante. Nei decreti di decadimento della responsabilità genitoriale, sempre, ma naturalmente la mia è un'esperienza che riguarda la Lombardia, perché il Tribunale per i Minori di Milano ha una competenza su praticamente 9 delle 11 province lombarde. Però, ecco, la decadenza non significa che il minore non deve assolutamente avere più contatti con il genitore decaduto, ma che occorre lavorare, ed è una raccomandazione che nei decreti si metteva sempre, perché questo genitore decaduto comunque attraverso i servizi sociali continua a partecipare alla vita del figlio, e viceversa il figlio abbia delle informazioni o abbia la possibilità di sapere che non è un genitore che non esiste più. C'è all'interno della riflessione della psicologia anche questa questione, se sia corretto o meno dichiarare la decadenza di un genitore, perché è come togliere una parte delle radici a un albero che sarebbe il bambino. Quindi questa cosa. E una seconda sottolineatura che volevo dare in particolare all'ultima domanda che faceva l'onorevole Ascari, in riferimento alla pericolosità. Molto spesso si intende la pericolosità solo in termini di violenza, ma la pericolosità per il minore, per esempio, è determinata anche da alcune condizioni del genitore che non necessariamente lo portano a essere violento nei confronti del figlio. E faccio due casi.
il caso del genitore tossicodipendente che vive naturalmente in un mondo dove l'interesse principale è la sostanza psicotropa che deve cercare quotidianamente, e il caso di genitori che abbiano problemi di tipo psichiatrico. In questi casi, forse il termine pericoloso suona in qualche modo troppo negativo nei confronti del genitore, ma esiste una pericolosità psicologica che non si può non tenere presente nei confronti del minore. Quindi la possibilità che il minore incontri il genitore deve essere certamente garantita, ma deve essere valutata caso per caso e in funzione proprio del tipo di rischio, perché il rischio è un concetto importantissimo se noi pensiamo alla tutela del minore, e il rischio deve essere necessariamente anche prevenuto. La legge non interviene solo dopo, ma dovrebbe intervenire anche prima. Spero di non essere stato troppo sintetico e quindi di essere risultato poco chiaro. Sì, grazie professore. Ci ha raggiunto solo ora per motivi di impegni contestuali la collega Bellucci, che vorrebbe fare una domanda o fare un intervento. Prego, se ci date altri 5 minuti di disponibilità, onorevole Bellucci, a lei la parola. La ringrazio molto, Presidente, per la sua cortesia e anche per quindi l'introduzione rispetto alla mia presenza qui in Commissione Giustizia. Io volevo ringraziare gli auditi che comunque ho potuto ascoltare da remoto. In particolare volevo chiedere al professor Valtolina rispetto alla questione riguardante proprio l'ascolto del minore e quell'aspetto che fa sì che ci sia oggi purtroppo attualmente una ampia discrezionalità da parte del giudice rispetto anche fra l'altro quel limite nell'obbligatorietà dell'ascolto del minore che esclude da quell'obbligatorietà minori che hanno 8, 9, 10 anni. Allora si parla della capacità di discernimento, ho ascoltato il suo intervento e quindi la sottolineatura che ha fatto rispetto anche alla competenza che si deve avere per poter andare a valutare bene la capacità di discernimento e farlo nel merito. Gli chiedo di poter precisare, secondo lui, quali dovrebbero essere le figure che affiancano il giudice e che possono aiutarlo a comprendere meglio la valutazione di quel discernimento, posto il fatto che io ritengo che comunque il limite degli 8 anni dovrebbe essere introdotto, perché certamente un minore di 8, 9, 10 anni ha tutte le caratteristiche in termini di sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e relazionale per poter esprimersi rispetto ai propri bisogni, ai propri vissuti e quindi poi rispetto a questioni che riguardano la sua vita. Quindi posto questo, che certamente io, come ho messo nella mia proposta di legge, ritengo che il limite dovrebbe essere abbassato agli 8 anni rispetto alla obbligatorietà dell'ascolto del minore, chiedo a lui di poter definire quali sono le figure professionali che sotto gli 8 anni, oggi non è 8 anni, però io auspico che si arrivi a questa diminuzione, però sotto gli 8 anni dovrebbero affiancare il giudice per far sì che venga valutato questo discernimento. Ringrazio gli auditi per il loro contributo, in particolare ringrazio il professor Valtolina per le sue capacità e anche le esperienze che ha messo a servizio dei lavori della Commissione, che sono assolutamente preziose per noi tutti e soprattutto poi per arrivare ad una normativa che possa effettivamente riconoscere la tutela dei diritti dei minori in Italia. Grazie tante. Grazie onorevole Bellucci. Professor Valtolina, prego. Rispondo brevemente. Io credo ha sottolineato un aspetto importante l'onorevole Bellucci, cioè l'importanza per il magistrato, che naturalmente non ha una competenza specifica nell'ambito psicologico, ad essere affiancato da figure che abbiano questa competenza. Io mi permetterei di dire che ne vedrei due di figure, e mi permetterei di dire anche la figura che non vorrei vedere rispetto al discernimento, e cioè credo che sia importantissimo avere un neuropsichiatra infantile e uno psicologo specializzato nella psicologia dello sviluppo.
idealmente sarebbe psicologia clinica dello sviluppo. Queste sarebbero le due figure veramente importanti che il magistrato dovrebbero affiancare il magistrato. Mi permetto di dire, ma non è una presa di posizione per pregiudizio, è perché ho visto nella mia attività di giudice onorario come questa figura che ha molte competenze, cioè mi riferisco alla figura dello psichiatra, che ha molte competenze, ma sono competenze riferite all'adulto e che riguardano più il genitore, non il minore. Mentre se nell'attuale situazione italiana noi parliamo di tribunale per i minori, il tribunale per i minori ha come primario compito la tutela del minore. Quindi la figura dello psichiatra non dovrebbe entrare proprio perché le sue competenze riguardano un altro versante. Quindi le due figure che dicevo, che naturalmente devono avere un'esperienza certificata in questo ambito, secondo me sono imprescindibili. Bene, direi che a questo punto possiamo chiudere questa seduta di audizioni ringraziando la dottoressa Rucci e il professor Valtolina. Li prego di inviare anche a supporto della loro esposizione, se possibile ovviamente, un contributo scritto che sicuramente sarà molto utile per tutti i deputati. Li ringrazio fin d'ora se lo faranno, li ringrazio comunque per il tempo che hanno messo a disposizione della Commissione e di tutti i commissari. Auguro a entrambi una buona giornata e un buon fine settimana e un arrivederci. Grazie. Arrivederci.